Ciao, benvenuti in un nuovo video e poi non dite che non vi ho ascoltato. Avete detto buste sorpresa? Sì, e allora buste sorpresa Tiger? Sì. Questa volta le ho prese tutte e due piccole ed ho notato adesso che una è chiusa con la colla e l'altra con i punti metallici. Ma comunque sia, io questa volta sono pronta e ho già la mia sganciapunti anteguerra. Dunque, una leggera e una pesante. Da cosa partiamo? Partiamo da quella leggera, anche perché così se per caso è un fail, dopo ci rifacciamo con quella pesante. Dunque, ho capito che, intanto che l'apro, anzi la distruggo, ho capito che vi piace questa tipologia di video perché è divertente, curiosa, buffa, intrattiene, è leggera, tiene un attimo di compagnia, fa distrarre dai pensieri. Vi è piaciuta? Vi piace? Quindi ogni tanto, periodicamente, se riesco almeno una volta al mese a fare un video di questi, perché no? Ovviamente dipende sempre in che zona di colore siamo, perché Taiga da me non è nel mio comune, però cerco di farvi contente. E se l'unica cosa è che non voglio prendere tante buste nello stesso giorno, perché ovviamente saranno tutte cose uguali, quindi cercherò di farle. Vediamo cosa fare. Ma intanto, più o meno, ho aperto la busta e quindi prima voi, poi io. Ok, adesso la mettiamo qui, avvicino alla sedia e iniziamo a pescare. Allora, queste qui le ho già trovate in un'altra busta, quindi mi ricordo cosa sono, ma di questa fantasia non ce li ho. Sono quei dei gancetti ad angolo, adesivi, per fermare le foto da mettere negli album, nel diario, nelle decorazioni, nell'agenda. Ok, non ce li ho così. Ma che carina, cos'è? No, pensavo fosse una cosa e invece è un'altra. Sacchetti per caramelle. No, scusate, ma a questo punto io devo aprirle. Cioè, guardateli. Come si apre? Ah, proprio così. Ok. Pensavo fosse una ghirlanda e invece. No, ma sono bellissimi. Sacchettini in plastica. Ci metti le caramelle, gli ovetti e poi dopo ci devi fare il nodo perché sto seguendo le indicazioni qui e poi ci fai il nodo alle orecchie. No, ma è bellissimo, però adesso quanti pezzi sono? 6 pezzi, cioè, delizioso. E mentre li metto via perché così tengo uniti, cioè, penso che sia una cosa carinissima da metterci dentro le caramelle, sì, per Pasqua. O gli ovetti quelli al cioccolato, proprio sì, la rimanente pasquale, ok, però è deliziosa e ci piace. Andiamo avanti. Ma sento tante cose. Sento una cosa che riconosco perché l'ho già trovata in un'altra busta, però è sempre molto carino. Non è un pulcino, è un coniglietto. Aspettate, faccio come nell'altro video perché mi ricordo che mi è caduto oltretutto. Delizioso, l'avevamo già trovato, ma è carinissimo. Allora andiamo avanti e poi ci sta di questi. Sento tante cose in sacchettino, vediamo. Questo è pesante, che cos'è? Ah, lo stencil. Per disegnare per il bullet journal, sì, dice proprio stencil da disegno per agenda planner personalizzabile. Ma guardate che bello! Cioè, quindi uno ha la formina ed ci va a disegnare dentro la formina che vuole, ma è bello! Non me l'aspettavo, non me l'aspettavo, ma credo che sia una cosa anche utile. Mi piace, mi piace, mi piace. Andiamo avanti. Di questo secondo me non ne hanno venduta neanche mezza. La carta per gli origami, che sapete già, è nuvoletto, ma ormai l'ho trovata in tutte le forme, quindi che sapete che io non uso per gli origami, ma uso per le decorazioni, per gli sfondi, per tutto, tranne che gli origami, ma ci sta, si usa sempre. Andiamo avanti, c'è ancora tanta roba.
questo è piccolo. Una fisarmonica, no, una fisarmonica, una armonica. Allora, non ha niente, non ha etichetta, è proprio solo così. Ce l'avevo quando ero piccola. Andiamo avanti, sto ravanando, ma credo che questa sia l'ultima cosa. Aspettate che guardo nella busta. Sì, la busta è vuota. Via. Ora guardiamo. Ovviamente perché era un residuo di Pasqua. Ma ci sta perché sono decorazioni carine, si possono usare da appendere all'albero di Pasqua, appendere in giro per casa oppure staccare il cordoncino ed fare come un centro tavola o un qualcosa, ci sta. Io ho messo via la busta, ma devo rimettere dentro le cose perché devo fare i conti. Allora, 2, sicuramente, 2 euro. E 3 euro, 4 euro. Cioè, nel senso 1-1-1, scusate, è tutta roba a 1 euro, quindi 5, 6, penso che sia 1 euro, quindi 7 euro, e questo non lo so, gli diamo 1 euro, però secondo me vale di più, anzi secondo me costa di più, questo costa 2, quindi 7, 2, 9 euro, comunque una busta da 8 o 9 euro, e ci sta perché è super super piena. Adesso mi è rimasto un pezzo fuori. Adesso andiamo ad aprire quest'altra. Questa ha i ganci invece, quindi li sganciamo. Comunque, super contenta della busta. Ok, i ganci li ho messi lì. Adesso è aperta. Prima voi, poi io. E ho già visto una cosa perché era davanti all'oblò e quindi vado a toglierla. No, 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 dovrebbe essere questa dal rumore, esatto. Ok, via quella. Ok, adesso andiamo a pescare. Ma che carino! È il bigliettino pasquale? No, ma è bello perché ha i coniglietti in fila e dietro c'è l'altro coniglietto. Allora, sinceramente, io non li uso come biglietti pasquali, ma li taglio e ci faccio dei segnalibri o delle decorazioni, ma li uso. La busta invece è una busta che si usa sempre, quindi stra contenta anche perché non ce l'avevo. Andiamo nelle cose sottili. Un altro biglietto e non avevo nemmeno questo, quindi ci piace. Dietro c'è l'ovetto, che qui è uscito dall'ovetto. Non ce l'avevo, quindi ci piace, però basta biglietti, eh. Andiamo un'altra cosa. Questi li avevamo già trovati, mi ricordo. E sono i palloncini trasparenti che hanno questi glitter da mettere dentro i palloncini e poi dopo si gonfiano e hanno questi glitter. Era molto carino, doppio, però era molto carino. Andiamo avanti. Sì, adesso va bene tutto, ma 2 biglietti uguali nella stessa busta? Poi no, eh? Ok, carini, vi ho detto, però adesso basta bigliettini. Che carini. Allora, di questi li ho già trovati e penso anche nella busta di prima. Ma sempre con decorazioni diverse, quindi sono quelli gli angolini per fermare le foto da mettere nelle agende, nei diari, non lo so, però sempre con decorazioni diverse, quindi ci sta anche perché sono tutti diversi. Andiamo avanti ancora, iniziate a incrociare le dita perché a questo punto angolini. Questi angolini non sono andati, eh? E credo in una decorazione che ho già perché il rose gold è metallizzato e nero, ma sono sempre utili. Basta angolini e basta biglietti, però, eh? Mettiamo questa cosa. No, ma non ci credo.
Ben due? È della stessa fantasia. Mi devo mettere a fare gli origami a questo punto, perché... Vi prego. Mi sembra due cose. Prendiamo questa. Questo è carino. Sono le formine per fare i biscotti. Questo ci sta ed è molto carino. Ah, l'omino di pan di zenzero, la teiera. Secondo me è una teiera. Però a questo punto, questo che cos'è? Un uccellino? Oddio, magari se c'erano i disegnini era più carino, ma basta fare i biscotti, fare il disegno e capisci che disegno è. Però, cosa che ho notato adesso perché c'è il disegno, questa forma è sempre un po' particolare. Allora, questa non è un uccellino, è un fumetto, è un fumetto. Questa cosa un po' particolare di averci questo angolino qua e qua è perché il biscotto lo metti nella tazza, lo appoggi nella tazza. Ci piace e poi anche è utile. E a questo punto, ultima cosa, credo. Sì, busta vuota. E penso di sapere cos'è, ma so. Esatto. Ormai di ovette ce ne ho, però sono sempre chiuse, sono sempre integre. Ci piace. Allora, iniziamo a vedere. 2 euro le ovette e 2 euro le formine, sicuro. Tutto il resto andiamo a 1 euro, quindi siamo a 4 euro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ho il dubbio sui palloncini perché non credo che siano 1 euro, ma credo che siano 2, quindi 13. E sinceramente ci sta. Ok, avrei preferito una un po' più varia, cioè 3 biglietti di cui uno doppio, non va sprecato sicuramente, però magari qualcosa, almeno 3 diversi, proprio. E stessa cosa, due, almeno questi sono di varietà diversi, ma due carte uguali, almeno so che ci sono varie forme, c'è la nuvoletta, c'è il cuoricino, almeno di forme diverse. I palloncini ci stanno sempre, questi qua li trovo davvero molto utili, poi per fare i biscotti, per fare le formine, e queste ne immaginavamo che era una rimanenza pasquale, ma comunque sia, non va mai sprecata. E niente, fatemi sapere se questo video vi ha tenuto compagnia, soprattutto se queste box vi sono piaciute, e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao! Ciao! Ehi, sono qui! Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!